Lidio Lovisolo nasce a Finale nel 1929 e già fanciullo scopre il suo talento per l'arte. Si cimenta nelle sculture su materiale come tappi e noci di cocco, dove la sua fantasia fa rivivere volti noti come famosi attori dell'avanspettacolo, come Totò da Porto e molti altri, conosciuti peraltro personalmente al Teatro Augustus di Genova. Si scopre anche attore nel famoso film di La Tuada, La Spiaggia, dove interpreta la parte di un prete. Il critico Aldo Fiore lo presenta nel mondo dell'arte. Passa dalla scultura in legno all'argilla fino ad arrivare a consacrarsi nella calda pietra del Finale. Le sue ultime mostre al Museo Sant'Agostino di Genova. Era un grande artista perché ha cominciato dal nulla. Un giorno ha trovato una noce di cocco, ha cominciato ad intagliarla e si è accorto di avere delle qualità di artista. Difatti, sia con la noce di cocco, sia con la creta, sia con la terra di finale, è riuscito a compilare delle belle opere che sono state apprezzate da tanti posti. Oltre a questo cancello, recuperato dopo la distruzione dell'Hotel Excelsior, teatro del film La Spiaggia, Lidio Lovisolo amava qui ritirarsi per lavorare. Rimane incompiuto il suo sogno di fare del Molo di Finale una sorta di mostra di opera all'aperto e quello di non aver potuto vedere la sua ultima fatica nelle sale del castello del Principato di Monaco.